Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con estrema velocità. Oggi parleremo dell'arte dello speedrunning, una disciplina che sono sicuro diventerà popolarissima anche in Italia nei prossimi mesi. Qui da noi si inizia a parlare solo da ora di speedrun e approccio competitivo al completamento dei giochi, ma in Nord America e in Giappone è dall'inizio degli anni 2000 che il fenomeno ha preso piede, generando community gigantesche e diventando uno sport a tutti gli effetti seguitissimo sia su YouTube che sulle altre piattaforme di streaming. Oggi cercherò di spiegarvi al meglio in cosa consiste lo speedrun, facendo una breve ricognizione storica e indicando anche perché le serie Nintendo hanno giocato un ruolo fondamentale nella formazione di questo concetto. Prima di entrare nel mondo dei giochi fatti di corsa, però, come al solito, vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, magari lasciando like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se poi mi volete velocissimo e sempre al top, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Velocissimi! Con una speedrun si intende una partita dove lo scopo è quello di completare un gioco o una parte di esso nel minor tempo possibile. Il concetto è molto semplice e si sposa con l'essenza stessa del gaming competitivo, che è quella poi di perfezionare sempre di più i propri risultati. Proprio per questo si possono trovare le prime tracce di speedrun già molto prima che questo termine venisse codificato. Già nel 1980 gli sviluppatori di Dragster per Atari 2600 lanciavano il guanto di sfida ai giocatori, invitandoli a battere il record di 6 secondi e a inviare le prove del loro successo per entrare a far parte di un club esclusivo. Ben 10 anni dopo, Nintendo diede il via a una competizione che si estendeva su tutto il suolo nordamericano, la Nintendo World Championship, dove i partecipanti si sfidavano nel tentativo di completare nel minor tempo possibile tre giochi: Super Mario Bros., Red Racer e Tetris. Fu introdotta però una novità interessante alla formula base, ovvero quella di un punteggio bonus nel caso i giocatori avessero compiuto azioni particolari, nonostante l'obiettivo primario fosse sempre quello di chiudere in velocità. Sfide come prendere un tot di monete in Super Mario Bros. O ottenere un high score in Tetris garantivano un vantaggio strategico non indifferente, ma rischiavano di diventare un'arma a doppio taglio e aggiungere troppi secondi alle prestazioni degli sfidanti. Sebbene non si possa parlare già in questo momento di speedrunning vero e proprio, almeno non in forma codificata, queste variazioni gettarono le prime basi per le varie tipologie di speedrun a cui siamo abituati oggi. Se infatti l'idea è quella di gareggiare contro il tempo, gli speedrunner spesso si impongono degli obiettivi secondari o delle restrizioni che creano delle sottocategorie specifiche. Ci possono essere quindi speedrun che puntano a completare al 100% un gioco nel minor tempo possibile, o magari a qualsiasi percentuale, così come quelle che si prefiggono di non ricevere mai danni, le no-hit run, oppure di non utilizzare determinati oggetti e strumenti. Un aspetto fondamentale dello speedrunning è la condivisione e il confronto con gli altri giocatori, sia per perfezionare i propri risultati apprendendo dallo stile di gioco degli altri, sia come testimonianza dei propri successi e record. Proprio per questo la scena dello speedrunning inizia a formarsi quando diventa facile condividere le proprie partite. E questo avviene grazie sia alla diffusione di internet, sia a due titoli di id Software, ovvero Doom e Quake. Doom per primo introdusse una feature mai vista prima d'allora. I giocatori potevano infatti registrare dei demo file con estrema semplicità. Si trattava di file che registravano tutti gli input di una partita ed erano facilmente riproducibili dall'engine di gioco, che leggendo i dati all'interno del documento era in grado di riprodurre esattamente tutti i movimenti del giocatore fatti in precedenza. Il principio del demo file è lo stesso del replay presente ancora oggi in Super Smash Bros. Ultimate, per intenderci. Tenete bene a mente che ci troviamo ancora in un'era del gaming dove non esistevano strumenti per catturare le proprie run, né tantomeno era pensabile poter caricare con facilità dei file video da riprodurre su piattaforme come YouTube. I demo file di Doom, però, non essendo file video, erano leggeri e si potevano mettere in upload anche con connessioni molto lente. Fu così che si creò una prima community online, CompiTen, pensata proprio per condividere le proprie partite di Doom e osservare anche i progressi degli altri giocatori. In questo periodo nacquero anche le prime challenge, quegli obiettivi secondari di cui parlavamo prima, come la Tyson Challenge, dove la sfida era rappresentata dal dover uccidere tutti i nemici potendo utilizzare esclusivamente le armi corpo a corpo, come i pugni, la motosega e la pistola.
anche Quake ebbe il suo ruolo fondamentale nella diffusione delle speedrun. Tra i tanti nomi impegnati nella condivisione di file demo, spiccava quello di Nolan Radix Flagg, una delle figure più importanti in questa ricognizione storica. Radix infatti mise su un collettivo che fu responsabile della creazione di Quake Don't Quick, ovvero una delle prime complete run di Quake giocata a difficoltà Nightmare, registrata in un unico demo file, che poi fu caricato su un sito che diventerà la colonna portante dello speedrunning mondiale per molti anni a venire, speeddemosarchive.com. Radix però, oltre a essere un amante degli FPS, aveva una passione particolare per una serie storica di Nintendo, ovvero Metroid. Se con Prime su Speed Demos Archives si crearono le prime sottosezioni dedicate al perfezionamento dei tempi del gioco, già con Super Metroid nel 1994 la serie aveva attirato l'attenzione di tantissimi speedrunner, aiutando a popolarizzare un concetto fondamentale, quello di sequence breaking. Il gameplay non lineare alla base di Super Metroid e del genere dei Metroidvania si sposa particolarmente con gli sforzi degli speedrunner e la ricerca della strada ottimale per completare il gioco nel minor tempo possibile. Per come è strutturato Super Metroid, sono tantissime le sezioni in cui sfruttando la fisica del gioco si può alterare la progressione forzata pensata dagli sviluppatori, raggiungendo delle zone anche senza l'ottenimento di oggetti necessari. Con il sequence breaking è possibile saltare intere sezioni di gioco, riducendo di tanto il tempo necessario per portare a termine l'avventura, ma rendendo impossibile un completamento al 100%. Problema che generò ancora una volta molti approcci diversi al gioco, con run a obiettivi specifici e tantissime community di appassionati pronti a condividere le loro esperienze. Percorso che raggiunse il culmine dell'esposizione quando Radix pubblicò nel 2003 la sua prima speedrun di Metroid Prime, completata al 100% in solo 1 ora e 37 minuti, generando un'attenzione mediatica senza precedenti intorno al fenomeno. Importante sottolineare come molto spesso per rompere il gioco si ricorra all'utilizzo di bug e glitch che stravolgono completamente il gameplay, molto spesso consentendo azioni e skip non contemplati dagli autori dei prodotti. A volte si creano delle sottocategorie di speedrun dove è vietato utilizzare questi exploit, imponendo al giocatore la libertà di muoversi solo all'interno dei confini ufficiali del gioco. I giochi Nintendo contribuirono anche in un altro modo alla crescita della community delle speedrun, aprendo la discussione sulle TAS, ovvero le Tool Assisted Speedrun. Si tratta di partite perfette che richiedono un timing e una precisione degli input praticamente impossibili per le capacità umane e che infatti si avvalgono di emulatori e tool specifici per raggiungere questi scopi. Nel 2003 un utente anonimo dal nickname di Morimoto pubblicò una speedrun di Super Mario Bros. 3 che colse tutti di sorpresa. Non solo Morimoto riusciva a completare il gioco in 11 minuti sfruttando una serie di bug e glitch che richiedevano una precisione disumana, ma in più adottava uno stile di gioco estremamente sconsiderato, che lo portava a mettersi in pericolo ben più di una volta, riuscendone comunque sempre illeso. Quando lo speedrunner svelò che aveva utilizzato un emulatore per alterare la velocità di gioco e registrare una TAS composta da più tentativi, dettagliando tutto il processo sul suo sito, da molti fu visto come un vero e proprio tradimento e si aprì un dibattito ancora oggi irrisolto. Un contenzioso che pone al centro l'indistinguibilità delle speedrun giocate da una persona da quelle TAS. Non c'è una vera soluzione, ad oggi però questi tool sono considerati come una parte integrante della fase di studio di uno speedrunner, in quanto sono in grado di fornire dettagli utilissimi per perfezionare i propri risultati. Con questi strumenti è possibile venire a conoscenza del conteggio dei frame delle animazioni, del lag degli input e di tanti altri dettagli che possono fornire un prezioso vantaggio nel limare i propri tempi. Ad oggi l'arte dello speedrun è popolarissima tra gli streamer e spesso vengono dedicati interi eventi a questa disciplina. La fascinazione di vedere una speedrun va oltre la semplice partita finale, ma nasce da un'incredibile dedizione che prende forma in mesi e mesi di studio accurato, tentativi, fallimenti e nuove scoperte. Se prima tutto questo era un'attività sostanzialmente solitaria, ora è possibile partecipare collettivamente a tutta la fase di preparazione. E anche in questa nuova era social, i giochi Nintendo ricoprono un certo rilievo. Sebbene ormai lo speedrunning si sia diffuso così tanto da ricoprire qualsiasi genere di gioco, con community attive su praticamente qualsiasi titolo immaginabile, serie come quella di Mario e Zelda ricoprono ancora un ruolo chiave in questo panorama competitivo.
L'approccio non lineare al game design di titoli come Super Mario 64, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild ha generato delle scene competitive dedicate allo speedrunning immense. Basti pensare che sul sito speedrun.com i due giochi con più speedrun inviate sono proprio Super Mario 64 e Odyssey. Lo studio e la scoperta di glitch, come quello del Backwards Long Jump, hanno segnato l'immaginario collettivo e i risultati ottenuti sono strabilianti e in continuo perfezionamento. Anche a decenni di distanza dalla prima pubblicazione, periodicamente i record su Super Mario 64 vengono infranti. Si tratti di categorie di completamento a 0 stelle o di partite che puntano a tutte 120. Stesso discorso vale per Ocarina of Time, uno dei giochi più sviscerati in assoluto dalla scena degli speedrunner, che ancora oggi documentano ogni nuova scoperta e perfezionano i propri risultati tramite l'utilizzo di glitch a dir poco fuori di testa e manovre di una difficoltà inaudita. In fondo si tratta di titoli che hanno segnato la storia del videogioco e sono così diffusi da essere stati giocati da una grandissima quantità di giocatori, sia casual che competitivi. Una tale venerazione per dei prodotti del genere non poteva che far nascere un interesse quasi morboso che punta a sviscerare ogni più piccolo aspetto e segreto di questi giochi senza tempo. Questa è solo un'introduzione a un mondo gigantesco che difficilmente può essere spiegato in un video di una decina di minuti. L'emozione che può regalare la visione di un abbattimento di un world record è indescrivibile, così come la frustrazione nel fallire dopo mesi di prove e ore di tentativi. Ma se il concetto di speedrun vi affascina, ci sono tantissimi creator impegnati in questo settore. Me ne suggerisco qualcuno. Summoning Salt è sicuramente uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la storia dello speedrunning e alcune delle imprese più significative compiute in questo ambito. I suoi documentari, solo in inglese, si concentrano spesso su un singolo gioco e ne ripercorrono la storia dei record e la competizione tra i vari speedrunner, ma anche la storia dietro ogni conquista e scoperta di glitch e hack. I video sono lunghi e ben strutturati, ve li consiglio caldamente. Canale simile, ma decisamente più piccolo, è quello di Speed Docs. La qualità non è ai livelli di Summoning Salt, ma c'è comunque una buona varietà. Se cercate una storia aggiornata al 2017 dei record ottenuti su Ocarina of Time, c'è un bellissimo documentario ad opera di Retro, un content creator che purtroppo ha prodotto solo 3 video. Come punti di riferimento per lo speedrun di Super Mario 64, cercate Cheese Speedrunning, mente per Odyssey, Small Ant. Sono creator che dedicano i loro contenuti quasi esclusivamente a questi due titoli ed è molto affascinante vedere il loro approccio allo studio del gioco. E per finire, per video in stile top 10, collection di clip, c'è il canale di EasyScape, sicuramente più leggero di altri, ma che può intrattenere senza troppe pretese. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto nei commenti per sapere se vi siete mai avvicinati al mondo dello speedrun e quali sono i record o le run che più vi hanno tenuti incollati allo schermo. Come al solito vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove però vi ricordo che pubblicherò un pochino di meno, ma cercherò comunque di non sparire. Ci vediamo al prossimo video. Io sono il Poro Speed, Michele Run, ciao!